Ciao a tutti. Parla Claudio Simeone insieme a Francesco con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Di cosa parleremo oggi? Ancora non lo so. Non abbiamo ancora deciso. Vabbè, no. Adesso lascio i microfoni a Francesco che vi parlerà di una riunione che c'è, di un convegno laico e anticlericale. E intanto che Francesco vi farà illustrare questo convegno, io penserò che trasmissione fare. Sì, vai Francesco. Beh, appunto io prometto che qualche ascoltatore ne è già informato e conosce già l'evento e anche la data di questa manifestazione, anzi di questo congresso. È intitolato Primo Congresso di Studi Laici sul Cristianesimo ed è appunto organizzato a Montegrotto Terme, esattamente al Palazzo dei Congressi in via Scavi 14. La data fissata è domenica 27 novembre 2005, l'ingresso è gratuito e si inizia alle 9.30. È un convegno che ha il titolo praticamente Studi Laici sul Cristianesimo ed è Geuscia. Ed è appunto un convegno trattato principalmente su questa immagine inventata di Fandoni, appunto di Gesù Cristo. Il congresso dura tutta la giornata. Io vi dico chi sono i relatori: c'è appunto come primo relatore Roberto Vacca, che parlerà di razionalismo, religione e superstizione. Roberto Vacca è un autore famoso perché si è occupato anche di un futurologo, è un ingegnere, ha fatto diversi testi, però io voglio ricordare, ne abbiamo già parlato anche in questa trasmissione, del suo bellissimo intervento che ha fatto lo scorso anno alla trasmissione Porta a Porta, in cui dimostrò la follia e la pericolosità del cristianesimo e di fronte a una platea di un Bruno Vespa che esaltava la Chiesa Cattolica, che esaltava il cristianesimo, Roberto Vacca prese una Bibbia, aprì la Bibbia e cominciò a leggere alcune frasi. A quel punto un vescovo presente pensò bene di eclissarsi per sopraggiunti impegni. Lui disse anche chiaramente che se c'era una religione che in Italia non aveva spazio era la religione dei gentili, cioè la religione dei pagani. E fece appunto sempre questo contrasto, questo scontro che poi esiste tra la visione appunto cristiana e la visione diversa, quella cristiana. Perciò sarà anche curioso e interessante ascoltare Roberto Vacca di persona e al limite se ci sarà uno spazio per i dibattiti, per gli interventi, le discussioni, chiedergli anche qualcosa di approfondire. Il secondo, allora, il suo appunto Roberto Vacca parla di razionalismo, religione e superstizione. C'è un secondo relatore che è Enrico Galavotti, che parlerà appunto di studi laici sulle religioni in internet. Ci sarà poi l'intervento del Davide Donini, che dirà Gesù, una vicenda storica da riscoprire. E poi c'è un altro autore che è diventato famoso, che si chiama Luigi Cascioli, autore del libro La favola di Cristo, e che era un processo sull'identità di Gesù. Luigi Cascioli è un personaggio molto coraggioso perché appunto ha denunciato il parco del suo paese per abuso della credibilità popolare in quanto sosteneva che esisteva la documentazione storica di un Gesù storico. E poi ci sarà appunto l'ultimo intervento che sarà di Lodovico Mazzero, quali verità su Gesù Cristo. E qua c'è appunto il moderatore che è Pino Nicrotti, un giornalista dell'Espresso, e c'è stato un contributo speciale a questo convegno di Pier Giorgio Odifreddi, conosciuto come matematico e come appunto persona veramente in gamba dal punto di vista della logica. Io invito gli ascoltatori a partecipare a questo congresso, anche perché l'ingresso è libero. Ci sono varie associazioni, c'è anche il patrocinio del comune di Montegrotto. La cosa più interessante per gli amici della radio è che c'è l'associazione Salute e Ambiente e tra i promotori e sostenitori appunto di questo congresso. È una cosa interessante che finalmente anche in ambito laico si cominci ad analizzare, poi vedremo con che qualità, con quale profondità e con quale radicalità si andrà a affrontare la figura mostruosa di Gesù Cristo, anche perché sembra che esista un tentativo politico di portare sul dibattito politico la laicità, però questa laicità, da quello che ho visto, è sempre fatta salvando l'immagine di Gesù Cristo. Cioè, se ci sarà un convegno appunto storico come questo, che dimostrerà una volta per tutte il fatto che ci sia presente un Luigi Cascioli, che ha scritto chiaramente che Cristo è un'invenzione, implica chiaramente che finalmente dei laici hanno intenzione di fare chiarezza e di farla finita con Gesù Cristo. Io andrò al convegno, invito gli ascoltatori a essere presenti, ricorderemo questo appuntamento anche nei prossimi giovedì, proprio perché è importante, anche perché essendo il primo congresso, vediamo se esistono dei laici che sono coraggiosi, che sono capaci di affrontare alla base, cioè affrontare dove è il problema, dove sorge l'allarme, perché se noi avete assistito anche in questi giorni, tutti hanno posto l'accenno sul fatto della Chiesa, ma alla fine hanno salvato il buon Gesù. Vediamo se questi laici avranno il coraggio, la forza, l'abilità
l'intelligenza di affrontare proprio il nemico dalla base, capire che tutte le malvagità che la Chiesa può aver generato non le ha generate perché abbia tradito un messaggio di Cristo, ma perché ha applicato il messaggio di Cristo alla parola. Poi logicamente il problema può essere un problema storico sull'esistenza di Cristo, ma è un problema secondario, in quanto il racconto che se ne è fatto, la favola che si è costruita, usando appunto il termine di Cascioli, la favola ha creato una società, una cultura, e va a informare ogni ambito della nostra società. Perciò, al di là dell'esistenza o della non esistenza, che rimane un problema storico, per chi ha una visione legata alla cultura, alla vita, il problema si pone quando un racconto diventa prassi, quando un racconto diventa legge, quando un racconto viene a modificare e indirizzare una società. Bene, noi dobbiamo appunto, come pagani, demolire l'immagine di Cristo al di là della sua esistenza storica, della sua inesistenza. Sappiamo che è un abbiamo poco da demolire, le cose sono quelle che sono, Francesco. Sì, no, anche perché io ho visto recenti congressi di partito in cui si diceva di cose abbastanza scontate e condividibili sul discorso della Chiesa Cattolica, e poi venivano distribuiti volantini in cui c'era un Cristo che cacciava i sacerdoti, i preti del Vaticano. A questo punto significa che le cose non si sono capite, e di conseguenza esiste anche alcuni laici che si dichiarano laici adesso, che sono laici a corrente alternata, cioè nel senso che in certi momenti esaltano la Chiesa, il messaggio di Cristo, e poi in certi momenti si dichiarano laici e vanno contro l'interesse della Chiesa. Logicamente, a mio avviso, l'essere laici o anticlericali a corrente alternata rende la cosa poco accettabile, poco condividibile. Poi, se come siamo sempre qui a raccontare che esiste il Gesù buono e la Chiesa abbia tradito il messaggio di Cristo, vabbè, significa che le cose non sono chiare, che alla fine si ha a che fare sempre con i cristiani. E invece qualcosa fondamentale è di porre una parola fine a chi crede a un cristianesimo, a chi crede a un Cristo buono. Cioè, di quello che fa la Chiesa o di quello che sostiene, a me può interessare poco. A me interessa capire dove sono le radici di questa perversità, di questa malvagità, che sono nell'immagine, nelle parole di Cristo. Che non siano esistito, il fatto è che hanno codificato un serial televisivo, un serial storico, che ha prodotto dei danni enormi e continua a produrli. Perciò io chiuderei con le parole, questa presentazione iniziale, con le parole di Nietzsche, che diceva: occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. E penso che questo che disse appunto Nietzsche più di un secolo fa sia ancora un dato di fatto concreto, che però non è chiaro a tutti. Perciò appuntamento domenica 27 novembre al Palazzo dei Congressi di Montegrotto Terni, via Scavi 14, per il convegno storico di congresso di studi laici sul cristianesimo. Francesco, mentre tu parlavi io ho tirato fuori il materiale. Puoi scegliere fra tre opzioni. Lascio a te la scelta. Concetto di corpo nel monoteismo e concetto di corpo nel paganesimo, e la guerra santa. Da dove nasce il concetto di guerra santa, macelliamoli tutti, oppure il mondo come esseri viventi, noi e la natura. So che la guerra santa è l'argomento che più ti attrae in questo momento, perciò io guarda, sono al di là di ogni immaginazione, per cui la guerra santa è un argomento anche di attualità, che giustamente andrebbe compreso nelle sue dimensioni, proprio perché molti ci vengono a parlare di scontri di civiltà. In realtà scontri di civiltà non esistono, in quanto i monoteisti sono sia da una parte del fronte sia dall'altra parte, e alla fine tornano a essere sempre monoteisti, insomma. Il problema della guerra santa, allora vabbè, affrontiamo il problema della guerra santa. Il problema della guerra santa è un problema un po' particolare, ed è un problema diciamo molto particolare, perché va a toccare quella che è la struttura intima, la struttura profonda delle persone. Non si tratta di una guerra come un'altra, si tratta di una guerra per eliminare l'altro, eliminarlo nel senso di macellarlo sistematicamente e portargli via tutto quello che ha, perché lo si fa in nome, per mandato di un Dio. Il concetto di guerra santa in realtà prima dell'arrivo degli ebrei non era mai esistito. È esistito quando gli ebrei lo hanno elaborato, questo concetto, cioè gli ebrei ritenevano se stessi il popolo eletto,
e come tali si ritenevano in diritto di fare qualunque cosa. Qual è il problema veramente grosso all'interno del concetto del popolo eletto o di Dio lo vuole, o tipo, non so, leggo qua in radio un manifesto il caso e Dio mi disse: George, invadi l'Iraq. È una notizia un po' smentita da Casa Bianca, ma è il concetto in se stesso che è importante. Cioè, io praticamente faccio una cosa per ordine di Dio, qualunque cosa faccio non sbaglio, perché è Dio che mi ha dato il mandato, cioè questa terra me l'ha data Dio, questa promessa me l'ha fatta Dio, e gli altri non sono, gli altri non esistono, non sono come me figli di Dio o identificati con Dio, non hanno il Dio dalla loro parte, per cui io sono in diritto di fare qualunque cosa. Perché lo faccio in nome di Dio. Questo concetto, che è un concetto spaventoso, perché nella storia praticamente ha fatto quelli che è il massacro di genocidi della storia, ha una sua nascita e ha una sua origine, e ha l'origine proprio all'interno della Bibbia, ma in un periodo molto particolare della storia di Israele, cioè quando gli israeliani si identificavano con il loro Dio padrone e ritenevano che meglio dire gli ebrei, perché sono israeliani che non si identificano più con il loro Dio, col Dio della Bibbia. Il problema è che dire ebrei o dire israeliani cambia poco la questione, perché parliamo di israeliti. Cioè, noi stiamo parlando di una situazione storica che è del 600 avanti Cristo. Quello che è adesso... Sì, il problema è che le persone leggono il termine con la valenza dell'attualità. Sì, vabbè, non gli danno una profondità storica. Che ha, anche una valenza di attualità quando diventa ideologia religiosa. Mm-hmm. Però chiaramente questi concetti che sono propri della Bibbia non appartengono semplicemente agli ebrei. Anche perché bene o male si può accusare gli ebrei di averli avuto sì come patrimonio religioso, ma non di averli mai espletati per ciò che loro volevano espletare. Il problema è che lo avevano come patrimonio religioso anche i cristiani e li hanno espletati. Piano c'è stato. Gli ebrei hanno fatto proselitismo, sono stati fermati dai popoli vicini che giustamente gli hanno dato un quattro scappaccioni e hanno rinunciato al proselitismo. Il problema grosso del proselitismo ebraico specialmente per quanto riguarda il primo e secondo secolo, primo secolo e mezzo dopo Cristo, e c'è una grande confusione, perché è sempre fatto comodo ai cristiani dire che erano gli ebrei che macellavano quelli di Cipro, che macellavano la popolazione di Cirene, eccetera. In realtà sembrerebbe che non fosse nell'ebraismo questo, ma fosse proprio nei movimenti cristiani. Cioè, anche perché fino al 150-200 dopo Cristo non è mai stata chiara la divisione fra cristiani ed ebrei. Mm-hmm. Cioè, per i romani erano tutti giudei. Erano eresie dell'ebraismo cristiano. Per cui non hanno mai fatto distinzione, per cui non andavano a distinguere se a macellare la popolazione di Cirene fossero stati i cristiani, gli zeloti o quelli del Talmud. Cioè, non hanno mai fatto questa distinzione. Perché non erano distinguibili. È difficile tutt'oggi a fare questa distinzione, ma in realtà il cristianesimo nasce dal messianesimo, che il messianismo era anche negli ebrei, però il messianismo cristiano vede la fine del mondo immediatamente, cioè arriva il patto di Nazareth sulle nuvole, a destra del Padre, le stelle cadono sulla terra e tutto il resto. E quando c'erano i primi sintomi di problemi tipo terremoti o tipo altre cose, c'è stato uno ad Antiochia, terremoto abbastanza grosso a quei tempi, e loro vedevano subito la fine del mondo. È più o meno come quando arriva lo tsunami e subito gli evangelici vanno in America e dicono: ecco, sta arrivando i segni della fine del mondo, convertitevi perché arriva la fine del mondo. Ecco, più o meno era la stessa cosa, insomma. Solo che adesso magari li limitano un pochino, però invece una volta facevano massacri in nome di Dio, conquistiamo perché arriva il Messia, arriva il nostro capo. Per cui non si è mai visto bene esattamente la differenza fra le due cose.
E in realtà alla fin fine hanno tutti quanti gli stessi libri, hanno gli stessi principi religiosi a fondamento. Certo, le condizioni storiche hanno permesso ad alcuni di manifestarli con i principi religiosi, altri di non manifestarli o di manifestarli in situazione diversa, per cui c'è sempre dopo da fare una distinzione pragmatica, diciamo così, del principio, però è il principio in senso. Niente, io prima di cominciare il commento leggo una pagina e mezza da Oltre la Bibbia di Mario Liverani, Storia antica di Israele, pagina 314. Vi ricordo che di questo pezzo, e corredato da altri pezzi, l'ho messo anche in internet. Il paradigma adottato nel libro di Giosuè, ecco, anche qua facciamo una piccola precisazione, il Giosuè che con Mosè viene dall'Egitto, quel Giosuè non è mai esistito, cioè come Mosè e quel Giosuè sono delle buffe, non sono mai esistiti. Esiste un Giosuè che fa un esodo che porta la popolazione da Babilonia fino a Gerusalemme, ed è effettivamente un prete, un sacerdote ebraico che porta anche a delle conquiste, a delle piccole conquiste. Beh, la più famosa, che la più falsa, è quella di Gerico, perché quando arrivarono gli ebrei era già distrutta, era già abbandonata. Gerico in realtà era distrutta da Mo, no? Soltanto che imbastivano delle leggende su cui vedete cosa abbiamo fatto quella volta noi, abbiamo distrutto Gerico. Cioè è una bufala, ma serve proprio per costruire il mito in se stesso. Per cui ricordatevi bene che quel Giosuè che arriva con Mosè non esiste, però esiste un altro Giosuè che è quello che scrive anche un capitolo della Bibbia, ed è quello che da Babilonia porta gli ebrei a Gerusalemme, una parte degli ebrei a Gerusalemme. Per cui stiamo parlando di quel Giosuè, di quello reale, non di quello inventato. Il paradigma adottato nel libro di Giosuè è quello della guerra santa, di chiara matrice deuteronomista, ma dotato di profonde radici nell'ideologia siro-palestinese sin dai secoli della pressione assira. La storiografia deuteronomista lo applicò retrospettivamente a tutta la storia dei rapporti tra Israele e i popoli altri, non solo per l'epoca della conquista, ma anche per l'epoca dei giudici e poi per la prima età monarchica. I principi fondamentali della guerra santa sono i seguenti: Dio è con noi, combatte al nostro fianco e garantisce la vittoria. I nemici, pur se apparentemente più forti, non possono contare su analogo sostegno e sono destinati alla sconfitta. Le azioni belliche vanno però precedute da adeguata preparazione votivo-cultuale di culto. Ogni errore o manchevolezza in questo senso sarebbe punita con l'insuccesso. Il frutto della vittoria va votato a Dio, che ne è l'artefice, e dunque va ritualmente distrutto senza trarne vantaggio materiale. In conclusione, se il popolo è fedele a Dio, sicuramente vincerà. E per converso, se sarà sconfitto, dovrà ricercare le cause dell'insuccesso in una sua infedeltà. La pratica dell'Herem è del tutto funzionale al progetto di totale rimpiazzo dei popoli estranei da parte del popolo eletto. Ripeto un attimino la frase, perché è questa la cosa chiave che voi dovete riuscire a memorizzare. La pratica dell'Herem, cioè la pratica praticamente del Dio è con noi e distruggere tutto quello che appartiene agli altri, è del tutto funzionale al progetto di totale rimpiazzo dei popoli estranei da parte del popolo eletto. Vi ricordate quando la Germania nazista ha occupato i Monti Sudeti, e dopo i Monti Sudeti si roba Germania e là che vanno ad andare i tedeschi? Ecco, più o meno era esattamente la stessa cosa. Che può prendere possesso di un territorio già attrezzato con città, case e campi, purché elimini senza pietà i precedenti abitanti e assicuri la totale devozione a Yahweh di tutti i membri della nuova comunità che si intende sostituire. Citazione: attraversaste il Giordano e raggiungeste Gerico, e i signori di Gerico vi fecero guerra, come pure Amorrei, Perizziti, Cananei, Eititi, Girgasciti, e Iwiti e Jebusei. Ma io li diedi in vostro potere. Vi ho dato una terra che non vi ha richiesto alcuna fatica, città
che non avete dovuto costruire e nelle quali vi siete installati, vigne e uliveti che non avete dovuto piantare, ma voi ve ne nutrite. Giosuè 24:11-13. Anche nella versione sacerdotale, l'idea di un paese già attrezzato, nel quale ci si impianta previa eliminazione dei precedenti abitanti, è analogamente presente, anche se l'enfasi è posta sulla purificazione cultuale. Quando avrete passato il Giordano verso il paese di Canaan, caccerete davanti a voi tutti gli abitanti del paese, distruggerete tutte le loro immagini dipinte e tutte le statue di metallo fuso e devasterete tutti i loro alti luoghi. Possederete questo paese e vi abiterete, perché io ve l'ho dato in possesso. Numeri 33:51-53. L'idea della conquista come totale sostituzione di una popolazione precedente sterminata con una importata per sostituirla non può essere stata concepita prima che prendessero piede le deportazioni imperiali degli assiri, fra virgolette. Ma nei termini in cui questa idea venne formulata, essa diventa una visione del tutto utopica nella sua implacabile rigidità e non può appartenere né all'epoca della prima etnogenesi né a quella del ritorno dall'esilio. Si pone sul piano del progetto ideale più che della pratica attuazione, fornisce informazioni sull'ideologia di chi lo aveva formulato più che sugli eventi che la produssero. Oltre ad essere occupata, poi questa idea venne messa a punto con un'ideologia del passato. In pratica si racconta che Yahweh avesse dato in mano agli ebrei tutta una serie di popoli che gli ebrei avevano sterminato per volontà di Yahweh, mentre invece chiaramente le cose non stanno così. Quei popoli sono puramente inventati, per cui si inventa una storia in cui Yahweh ha dato dei popoli agli ebrei per sterminarli e invece i popoli veri, quelli reali, non si sono sterminati, perché i Fenici hanno continuato, i Filistei hanno continuato, gli Ebaniti hanno continuato. E dice: oltre ad essere occupata da popoli fantasma destinati all'eliminazione fisica per fare posto ai nuovi arrivati, la Palestina era anche costellata di città in rovina che si prestavano a racconti eziologici che spiegassero il loro stato di ruderi mediante l'azione di antichi eroi. Si noti che la pratica dell'Erem, la sostituzione della popolazione, forniva un preciso punto eziologico per città in rovina, non più rioccupate. Esplicito è il caso di Horma, nel territorio di Simeone, il cui stesso nome richiama la sorte di città condannata dall'anatema. La conquista archetipa di Giosuè forniva lo scenario più ovvio per ambientare simili spiegazioni, il cui carattere di diffusione popolare e di insegnamento familiare è ben illustrato dal passo in cui si immagina un padre che risponde alla curiosità del figlio. Un giorno i vostri figli vi chiederanno: cosa sono per voi queste pietre? E voi risponderete: è che le acque del Giordano si separarono davanti all'arca del patto di Yahweh. Queste pietre rappresentano per i figli di Israele un memoriale eterno. Il caso più famoso è quello di Gerico, quello che citava Francesco, e delle sue mura. Nel racconto di Giosuè 6, la città venne espugnata mediante una procedura piuttosto cerimoniale che non bellica. L'Arca Santa viene portata in processione attorno al circuito delle mura di Gerico per 7 volte. La 7ª volta le mura crollano da sé, al suono delle trombe la città viene espugnata. Le risultanze degli scavi archeologici hanno dimostrato che le mura di Gerico erano assai più antiche dell'epoca di Giosuè, epoca in cui la città era abbandonata e lo resterà ancora a lungo. Si tratta dunque di un tipico racconto eziologico, inteso a spiegare come mai la città era da tempo distrutta. La spiegazione è che la città era stata distrutta nel tempio leggendario della conquista del paese da parte delle armate di Giosuè, ed era l'altro Giosuè, quello che si dice che sia arrivato all'Egitto, ed era anzi stata colpita dall'anatema giurato in nome di Yahweh: maledetto sia l'uomo che si presenterà per ricostruire questa città. Le stesse modalità dell'espugnazione appartengono chiaramente al genere della saga leggendaria e non conservano alcuna memoria propriamente storica. Lo stesso vale
vale per la città di Ai, il cui nome stesso significa rudere, rovina. Il toponimo è anzi nome comune preceduto da articolo Ai, la rovina, come il corrispettivo toponimo arabo Etel, e che era stata abbandonata alla fine dell'età del bronzo antico, un millennio buono prima di Giosuè. Il carattere geologico della storia. Chi mai avrà distrutto questa enorme città? Quando e come? È del tutto evidente. Il carattere letterario del racconto è anche di grande interesse. C'è da prima il tentativo fallito e della battaglia perduta a causa di una colpa rituale, cui seguirà poi il successo grazie all'appoggio divino, eccetera, eccetera. E potremmo ancora andare avanti finché vogliamo. Se le enclave residue all'interno del territorio erano modeste, il problema dei popoli limitrofi era vistoso, anche agli occhi di un redattore che intendesse mostrare la conquista come sostanzialmente compiuta. I popoli immaginari, cioè quelli che non erano mai esistiti, vennero completamente sterminati. Così i cinque re amorrei a seguito della battaglia di Gibeon, così i giganti Anakin del Negev, Giosuè 11:31-32, così l'amorreo Sion di Esbon, Deuteronomio 2:26-37, numeri 21:21-31, e il re Faita o Perizzita, Og, re di Basan, Deuteronomio 3:1-11, numeri 21:33-35. Ma i popoli veri rimasero i Filistei della loro pentatopoli, rimasero i Fenici nella costa del nord, rimasero gli Edomiti, rimasero i Moabiti, rimasero gli Ammoniti in Transgiordania. Del resto, se si pensa alla distribuzione degli insediamenti del V secolo, si deve constatare che per grandi linee le terre residue, cioè quelle che gli ebrei non occuparono, non conquistate da Giosuè, coincidono in gran parte col territorio il più denso e ricco insediamento in età persiana. Ecco, questo praticamente è la situazione storica in cui viene elaborato il concetto di guerra santa, un concetto che rimane là, cioè viene praticato in una certa parte, in una certa forma, ma rimane un'idea che scava nella struttura emozionale degli uomini per due millenni.